Ma innanzitutto ha lasciato un buon bottino di punti, ma soprattutto ci deve aver lasciato la fiducia in noi, la consapevolezza che partita per partita veramente è da lottare, non ce n'è una facile. E penso che il grande merito di questi ragazzi, indipendentemente da tutto questo campionato, ma proprio in questo scorcio, quando abbiamo giocato con grande continuità ogni 3 giorni, non è semplice, credetemi. Passi una prima settimana va bene, ma 3 di seguito è particolarmente dura. Di essere rimasti sempre lì, concentrati, cattivi, e veramente è andato, penso, il meglio di sé. Cosa non scontata, non semplice per dare questa continuità. E ha, secondo me, un attacco molto, molto forte e pericoloso. Potenziale offensivo di Ragazzo, Bianco e Ondoi, soprattutto tre attaccanti molto pericolosi. Penso che loro si basano molto su questo gioco. È una squadra, però, che io l'ho vista in 2 o 3 partite, vederla anche dove hanno perso, anche in maniera pesante, ma hanno messo in grossa difficoltà le squadre avversarie. È una squadra in salute, che sta facendo bene, quindi massima, massima concentrazione, non pensare che sia assolutamente da parte di nessuno. È una partita semplice, una partita particolarmente difficile e importantissima per noi. Longo è più semplice, Longo è stato fermo fino a 2 giorni fa, quindi Longo viene in panchina, dopo so che può entrare e darci una mano. Ancora non è meglio della condizione, perché invece di migliorarla, visto che è rimasto fermo per un infortunio, l'ha persa quel po' che stava mettendo su. E però anche oggi l'ho visto bello, brillante, ha fatto un bellissimo gol in allenamento, e quindi può anche, durante la gara in corso, lui, a differenza di Bonfanti, che proprio devo essere preso male per poterlo inserire pochissimi minuti, lui no, lui sta bene, un pezzo di partita è in grado di farlo, però lì è. Poi tra Ugunsei e Minesso è la valutazione un po' che farò fino alla fine. Ci sono dei motivi che giochi uno e l'altro, leggendo un po' la partita, però non è un problema. È sempre la squadra che bisogna privilegiare, e tutte e due, chi partirà dall'inizio, chi entrerà, deve essere in grado, come tutti gli altri compagni, di far bene, come è successo proprio Mosti o chi è subentrato l'altro ieri, che hanno dato un contributo importantissimo alla vittoria su Pescara.